Bentornati su Super Mario RPG! Dopo aver preso schiaffi dai boss nello scorso episodio, è tempo di continuare l'avventura. Ora, per andare avanti, mi sa che devo attraversare il deserto, perché il deserto non l'ho veramente attraversato, ma semplicemente ho fatto quello che mi diceva il topo, ovvero di cascare dentro questi vortici di sabbia e arrivare a Mostroburgo. Quindi ora devo attraversare il deserto per andare avanti. Quindi la strada sembra che sia la stessa per Mostroburgo, ma qui devo andare avanti. Quindi invece di prendere l'ultima, devo prendere la strada che esce dalla collina finale. Farà truppa a capo. Attenti, truppe in posizione! Mario, la tua missione è scalare il versante saltando di guscio in guscio. Platform standard, insomma, eh. Ok, fammi un attimino vedere qui se c'è qualcosa. No, niente. Ok, che magari mettendo l'anello farei prima. Però vabbè, senti, non avevo capito che si muovessero. Riproviamoci, dai. Ok. Sono sicuro che si possa un po' cisare saltando lì sopra, ma non voglio rischiare. Quello scende, perché scende? Ok, eccomi, ciao! Quanto ci ho messo? Dai, dimmi il tempo. Ecco, lo sapevo che mi diceva il tempo. Non male per un civile, immagino che ci sia un tempo più facile, vero? Se faccio un tempo migliore mi dici, bravo Mario, ora puoi prendere il mio premio speciale. Un buffetto sulla testa. È uno schiaffo un buffetto, non pensate male. Eccoci qua, Valle Fagiolo. Oh, una valle. Ci saranno case in questa valle? No. Solo nemici. Con strade da prendere. Beppe, per favore. Boh, entro qui, non lo so. Va bene. Interessante. Intanto io affronto questi. Oh, qua c'è un'uscita? Ah, oh. Che significa? Ah, posso affrontarli quando si animano. Ok. Se l'attacco di Gino colpisse anche dietro, il nemico dietro, sarebbe più interessante. Certo, più facile anche la lotta, però anche più interessante. E Bowser sale di livello, che bello. Spunto nell'etare, shock sismico, premi A subito dopo che la roccia è emersa. Questa è un attacco fisico, non lo so, veramente è un attacco fisico. Però entriamo nel tubo che si è appena liberato. Mimic, accidenti. Proviamo un po' il nuovo attacco di Gino. Ok, forte. Però quanti danni deve fare un nemico? Io non lo so, è un po' esagerato. Se con Mario riuscissi a fare almeno 30 salti di fila, potrei fare l'achievement del lupo, ma non... Dai, no, meno male mi è mancato. Lampo Blitz, stavolta ce la faccio, dai. Preso, l'ho preso. Come inefficace, no! Che fregatura! Genio con la J, che bello! Punto nell'etale, vai. Ah, però è veloce. Cioè, io mi aspettavo che emergesse la roccia e poi ci sai. No, tutto di fila. Ok, sono dove volevo essere. Raffica Clown Koopa. Pensavo facesse di più. Boh.
Sconfitti entrambi, mamma mia. Per pochi punti esperienza, poi. Chi sale anche, Peach? Vabbè. Psico bomba. Fammi arrabbiare e boom. Va bene, va bene. Qual è quella che si sveglia? Ah, le fa crescere lui? Entriamo quindi qui. E dove ci porta? Ah, spero che non sia un altro Mimic. Ah, ok. Bene, 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 bene. Un fiore. Entriamo in quello sconfitto. E dove ci porterà questo? Catenaccio d'oro. Catenastro. Bene, bene, bene. Ok, mi sa che è davvero molto forte questo. Ah, quello veloce è stato. Ok, vabbè, vabbè, ci sta. Mica posso sempre fare parate perfette. Dovrei. A posto, gli altri loro sono molto deboli. Ed infatti sì, hanno capoco un attimo. Va bene che li ho indeboliti, però. Tombola. Caramella roccia. Colpisce tutti i nemici. Ah! Beh, è più facile di tutte. Entriamo. Manco il tempo di annaffiare ho dato. Ok, tu che mi dai? Fiore, va bene. Allora, proseguiamo. Dovremmo essere arrivati ormai. No, non siamo ancora arrivati. Piragnina. Che carina. È un mini boss comunque, eh? La chi è? Ah no! Ah no! Una bella doccia! Ecco qua, tesorini! Ora uno dice tu du du la la la. Ah no, non ho per fare. Devo fare la palla di fuoco, ma non ce l'ho. Ah, troppo presto. Ma quella morde? Va a finire che devo colpire tutte quante insieme. Allora, con Mario voglio fare palla di fuoco. Super palla di fuoco. Però gli fa. Non è super efficace, ma gli fa. Oddio, è come un'idra. Moni, ce ne sono tre. È uguale a un'idra. Stupendo. Ma che bello. Aspetta che ti faccio l'attacco. Non ti faccio niente attacco, aspetta. Mo arrivo. Ah no, facile, questo è facile, dai. Cioè, non l'abbiamo fatto. Non serve neanche. Guarda, proprio perché siete carine ve lo faccio, dai, è un regalo. È un regalo pessimo perché ho sbagliato subito, ho sbagliato. Che ciofega che ho fatto. Vabbè dai. Cosa? Ancora? Ci ho aggiunto delle sostanze nutrienti. Ma è un boss a tutti gli effetti questo. Eccolo in tutto il suo splendore. Vai, guscio stellare. Oddio, se pensavo che stesse per farcela solo con quella, Mi ha dato quell'impressione. Boia. Mello. Piragnona. Non penso abbia effetto, ma lo faccio. 40. Cioè, effetto forte, intendo. Ok, Gino. Gino c'è un attacco normale. Anche con Mario. Muro di fuoco. Eia.
Sciroppo con Gino e poi possiamo attaccare. Ok, non dice quanto gli manca, ma comunque super salto, dai. Buono, molto buono, 150 punti danno. E non accenna ad andare giù? È davvero resistente. Oh, a parte il boss mi sa che non te lo dice quanto gli manca. 40 punti esperienza e sono tanti. Guarda che hai fatto, hai rovinato la povera piragnona. Oh, me la vedrò brutta. La regina Valentina mi aveva detto di tenere tutti fuori da Nimbus. E ora che faccio? Nimbus, andiamo in cielo? Ho deciso, scappo! Sì, dammi quella nota, ma ora vengo a prenderla. Semi a crescita rapida. Cosa vuoi fare? Lo prendo. Ovvio. È ovvio che lo prendo, no? Lascio lì a marcire. Da solo è entrato? Interessante. Ammetto che ho saltato senza pensarci. Wow, hai visto? È una pianta di fagiolo magica. Colpisci di nuovo il blocco per arrampicarti di sopra. Vabbè, anche perché se no uno provava a salire senza riuscirci. Pianta di fagiolo? Come arrampicarsi sui viticci? Arrampicati e gira attorno ai viticci con l'analogico sinistro. Per saltare su un altro viticcio, inclina l'analogico sinistro nella direzione desiderata e poi premi B. Usa le ombre in basso come guida, ripartimento dei trasporti di Nimbus. Ma tu? Nuovi nemici, wow! Multiraggio Gino! Perfetto, vai! Fai del gran male! Buono! Ehi, mica male! Va bene, allora andiamo sul viticcio, no? Oh, wow, aspetta. Però devi darmi il tempo, amico, se tu mi salti... Ma perché lui salta sopra? Ok, vai, sali. Questi li affronto? Dai. Allora, il fatto che sale sopra al viticcio una volta arrivato mi dà un po' fastidio, ma... Ehi, che posso farci? Sfatto. Ah, ma c'era una moneta rana? Ah, ok, allora ci sta. E si arriva da un'altra parte qui, effettivamente. C'è? Oh, qua c'è un'altra moneta rana, immagino. Oh, yes. Babacca. Allora, ci ho messo mezz'ora per salire sopra questo fagiolo, ma almeno ce l'ho fatta. Ah, ma un punto di salvataggio? Ah, solo per arrivare qua sopra. Sciarpa difesa? Spero che sia un oggetto che mi dà 2000 di difesa. No. No. A Peach però sì, dai. Quindi qua era solo per questo. Vabbè. Ah, però qui c'è qualcos'altro, bene. Ho un fiore e un altro fiore. Oh, meno male. Qualcosa di utile. Oddio, chi sono questi mo? Le terme sono più avanti, ma sono riservate ai membri della famiglia reale. E tu non mi sembri molto reale. Anche tu... Posso andare qui, no? Ok. Poi con lo scavalcati dico, sai, magari posso... Invece no. Terme? Questo vale terme? Pensavo... Ah, mi fa tornare qui, meno male. Questo mi porta alle terme. Oh, sono Nimbus! Ah! Ok, aprite tutti bene le orecchie. Oddio. Silenzio! Non stava parlando nessuno a parte me.
Le condizioni di Renimbo si sono aggravate e rischiamo di perdere il nostro amato sovrano. Immagino che a te faccia molto dispiacere, vero? Tuttavia, si dà il caso che io abbia rintracciato il principe scomparso, ovvero il principe Mallow. Principe Mallow, prego, signor principe. Vieni qui! Bene, sembra che il nostro principe sia un po' intimidito dalla folla. Scusate. Ma non può essere Mallow. Noi abbiamo Mallow. Forza, sbrigati! Come? Non riesci a passare, sai che novità? Ecco a voi, il principe Mallow. Bentornato, principe Mallow. Oh, come siete cresciuto, principe Mallow. Siete in ottima forma, principe. Sì, che c'è, caro? Come? Vuoi che io? Caspita, non stai scherzando, vero? Beh, non so proprio cosa dire. Povera me. Ho deciso, in seguito alla richiesta del principe, accetto di diventare la sua regina. Regina Valentina. Oh, mi viene la pena da questo pensiero. Bene, questo è quanto. Tornate tutti ai vostri affari. E trovati una mossa, ok? Qui gatta ci cova. Ci credi che è coincidenza? C'è un principe che si chiama come me. Non abbiamo niente di meglio da fare che starcene qui. Dai, andiamo a cercare altri frammenti stellari. Ok. Va bene, andiamo subito a cercare gli altri frammenti allora. Amici, direi che c'è un bel po' da fare per la prossima volta, ma mi fermo qui. Io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!